Ma come possiamo autoprodurci gli alberi da frutto? Tramite la tecnica della margotta. Qui ho 4 rami di susino che ho fatto radicare e diventeranno i miei nuovi alberi da frutto. Questo perché se riproduciamo gli alberi tramite seme non riusciamo a mantenere lo stesso corredo genetico, mentre la talea per la maggior parte degli alberi da frutto non funziona, col melo, il ciliegio, il susino non funziona. Perciò dobbiamo far radicare i rami quando sono ancora attaccati. Qua ad esempio ho dei polloni, dovrò aggiungere la terra qui alla base così da farli radicare. Dopo qualche mese i nostri polloni saranno radicati, perciò li potremo tagliare alla base e comunque rimarranno con alcune radichette, perciò saranno perfetti per essere trapiantati altrove. Perciò qui si darà origine a un vero e proprio albero di susino selvatico, ma se io non voglio un susino selvatico, ma voglio una varietà un po' più prelibata, potrò serenamente nei prossimi mesi fare un innesto, innestandoci tranquillamente qualsiasi varietà di susino e anche di albicocco.